Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi siamo un altro video spacchettamenti, non di 151, ma ragazzi torniamo un po' indietro. Abbiamo qua da spacchettare una collezione di Zenith regale. Guardate qua che packaging spettacolare. Premetto ragazzi che è stata acquistata nel video delle edicole. Lo trovate il video nella scheda qua sopra, cliccabile. Sono stato inculato perché mi ha fatto pagare 36,90€ invece dei 34,90€, che sarebbe stato il nuovo prezzo. Infatti qua, come potete vedere, c'è scritto 36,90€. Sopra c'è un altro cartellino con scritto 34,90€, ma probabilmente non se n'è accorto, oppure se ne è accorto ma ha voluto fare lo stronzo. Quindi che dire, speriamo di trovare almeno un pool decente per recuperare i 36,90€, che non sono per niente pochi. Direi subito di iniziare a spacchettare questa collezione stupenda. Vi ricordo ragazzi, per video come questi, per supportare il canale, lasciare like al video, iscriversi al canale ovviamente, attivare la campanella su tutte e partiamo subito ragazzi. Ecco qua ragazzi, levate la pellicola. Ho un po' d'ansia perché è veramente bella da tenere, sealed. Però dato che ce ne sono diverse in edicola, una me la apro e quindi ce l'apriamo. Mamma mia ragazzi, che ansia. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare i soldi o comunque a trovare dei bei pool, perché non tanto per valore monetario ma anche per livello collezionistico. Abbiamo la medaglietta, eccola qui, molto cute, una carta di Lugia inutile, enorme. Dopodiché ragazzi abbiamo un bellissimo Lugia V promozionale e Unknown V promozionale, molto molto fighe queste carte, soprattutto il Lugia raga, veramente bella, una promozionale che mi piace finalmente. Monetina inutile, codicino per voi della collezione se volete riscattarlo, e 5 pacchetti di Zenith regale. Andiamo a fare sta pazzia e andiamo a spacchettarceli tutti. Allora ragazzi, iniziamo con il primo pacchetto che attualmente stanno a 7,50€ l'uno, quindi scusatemi, codicino per voi. Quindi volendo, lo sapete che non mi ricordo il trick, penso sia da 3 forse, così, boh, vediamo. Caravella rara, Sazzle, Dusclop, Yangus, Cherubi, Execute, Rockruff, Poolroan, Snorlax e un Zerora. Primo pacchetto vuoto come l'anima. Mettiamo qua. Comunque ragazzi, dicevo, sono pacchetti da 7,50€ l'uno, quindi comunque il suo valore lo hanno. Ecco qua il codicino per voi. E andiamo a vedere se c'è qualche pull in questo pacchetto. Scambio di energia, Krokorok, Ultra Ball, Pwnard, Kriketok, Snix, Mr. Mind di Galar, Sankern, un Katut Reverse e infine abbiamo un Pangoro raro non olo. Secondo pacchetto, eccolo qua, andiamo a metterlo qui. Mi sta un po' piangendo il cuore ragazzi, però speriamo negli ultimi pacchetti ragazzi. Ce ne sono 5, almeno un pull ce lo deve dare. Ecco qui il codicino per voi, 1, 2, 3, 4, Topperia, abbiamo azzeccato finalmente il trick, Viastro inutile, Lunatone, Krokorok, Solrock, Mr. Mind di Galar, Sankern, Bidoof, Koffing, un Salandit, Dianzi, attenzione, Galarian Gallery, molto bella. Molto molto bella, un bel pulletto per noi. Eccola qua, non male. La mettiamo qua come pull. Andiamo con il penultimo pacchetto ragazzi per questa collezione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like al video, mi raccomando. Codicino per voi, 1, 2, 3, 4. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, energia acqua, Carnivine, Girafarig, scambio di energia, Mr. Mind di Galar, minchia, in tutti i pacchetti l'abbiamo trovata questa carta. Sankern, un bel Koffing, un Bidoof, Salandit, abbiamo un altro Salandit, va bene, Pokémon Company, top, e Charizard V, eccolo qua ragazzi,
Lo zardone, l'abbiamo trovato, ragazzi. Abbiamo trovato lo zardone. Molto bella come carta. Peccato che non è una gold. Però, ragazzi, sono già felice così. Abbiamo trovato due bei pull. Niente male. Ora andiamo con l'ultimo pacchetto e vediamo un po' se riusciamo a pullare qualcosa. Codicino per voi. 1, 2, 3, 4. E forza, ragazzi, forza. Un bel like. Già vedo sbrilluccicare e non poco, eh. Viastro, Girafarig, Pincurcin, Acchiappa Pokémon, Pounard, Tangela, abbiamo un Baltoi, un Mewtwo di Galar, Wilmer, Samurott, oh my god, ragazzi, che cazzo di pull! Oddio, un Samurott di Yushi V, Galarian Gallery, un Rotom V Astro. Mamma mia, ragazzi, che pull. Ultimo pacchetto devastante. Mamma mia, ragazzi, che cavolo di pull. Questa carta è stupenda. Questa carta è veramente stupenda. L'avevo detto io, ragazzi, che sentivo, vedevo un po' brillare. Che spettacolo di carta. Che spettacolo di carta, centratura abbastanza buona, forse un po' decentrata, un po' verso più destra, però ci sta, raga. Bella, bella carta, bellissima carta, mi mancava, quindi top. Beh, ragazzi, che dire? Devo dire che questo spacchettamento non è andato per niente male, a parte ovviamente le due promo. Abbiamo 4 pull su 5 pacchetti e sinceramente sono abbastanza contento, devo essere sincero. Non abbiamo trovato la gold, ma abbiamo trovato un bel Samurott di Yushi B. Questa tanta tanta roba. Detto questo, ragazzi, vi ricordo, lasciate un bel pollicione in su, scrivete qua sotto nei commenti se anche voi avete aperto questa collezione e cosa avete trovato. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Da Daddedum è tutto, mi raccomando, starmi bene. Ciao, ragazzi, ciao!